casa dello studente. Mamma mia, quanto tempo è passato, ragazzi, è passato un sacco di tempo. Sono arrivato a Roma Madonna, facendo i calcoli sono 13 anni. Sono approdato a Roma 13 anni fa, mi sono iscritto a psicologia, anche se volevo fare medicina, però mi piaceva pure suonare, facevo qualcosa, insomma, con la musica. E niente, sono arrivato qua alla casa dello studente, il primo tempo regolare, vincendo del borso di studio ovviamente, il secondo tempo non regolare. Ho cercato di starci per forza perché impossibilitato dal fatto di non possedere tanti soldi, di conseguenza dovevo per forza stare qua, dovevo pure laurearmi. E niente, qua tante belle storie, fighissime, amici, feste, ubriacature. Quando ero piccolo sono venuto una volta a Roma, l'ho vista, mi è piaciuta subito. Anche se l'unica cosa, cioè venendo da un paese molto piccolo, l'impatto con una grande città, la prima cosa che noti è il rumore. Il rumore che in un certo senso ma ha favorito anche quello che poi in seguito faccio anche con i Methel&Lord, cerco di creare rumore. Roma io la considero ancora sud, che è una parola molto positiva secondo me, molto molto positiva. Le sfingi di Crizia alla piramide sfilano leggere verso il metro. E la piglia d'acciaio corre sui binari lucidi. Si andava a mensa, dopo la mensa si incontrava un po' di amici, insomma, a parlare, che fare, che non fare, la noia, capito? Di solito si studiava sempre, sempre a studiare, capito? Poi arrivava la sera e si incominciava a dire un sacco di puttanate, ogni tanto, vabbè, pure bevendo qualcosa. E un giorno ci venne un'idea con degli amici di fare una cosa particolare, un qualcosa che potesse attirare gente, che ci facesse divertire e che in un certo senso potesse anche esprimere le nostre passioni, insomma. Ed è nato l'MFS Lab, musica fuori sede. Noi siamo nati praticamente in questo posto, abbiamo iniziato a fare le prime prove. L'unione tra me e Gianmarco per questo progetto è nato senza un motivo preciso, insomma. C'era del tempo libero a disposizione per ambedue. Io suonavo la chitarra, conoscevo Gianmarco come bravo chitarrista blues. Cioè, pensavamo di fare forse un duo di chitarre, invece poi è nato questo progetto con strumenti elettronici, ho provato a iniziare a suonare la batteria elettronica, era nato qualcosa di interessante, c'era un buon suono, le idee non mancavano. Insomma, parlavo di questo fantomatico "o professore". Il professore di un'età indefinibile. Non ho mai capito realmente, una volta festeggi 50 anni, una volta i 30, una volta i 60. Date. So che insegna in una scuola. O professore è stata una persona che ci ha dato grandi ispirazioni con i suoi racconti, dei suoi viaggi, painati. stoned. Your voice and I lose control. I am stuck every time. I ride around, weighing away my waking play. And when I see your face, everything takes shape. My tongue is hard at the worst words I'll say. I'm so ashamed, I know my way. But I'm trying not to say bye. You're the biscuit I'll never find. I'm trying only to say bye. You're the biscuit I'll never find. Remembering days of a nation past. Remembering that in an hour it's a stack first. The dead of a man is what we ever seen together. Maybe the only thing we have seen. So I know it's strange, but there's something inside of it on his mind. I hear the feel of the clouds, I touch the color of the clouds, but I am so trapped. But I'm trying not to say bye. Ogni volta